Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Andrea L, che mi chiede di parlare del film del 1988 di Tommy Lee Wallace, Ammazza Vampiri 2. E sequel del grandissimo successo del film di Tom Holland di pochi anni prima, Ammazza Vampiri, è veramente un film ganzissimo, uno dei piccoli gioielli appunto dell'horror comedy degli anni 80, ma anche se essenzialmente violento. E questo Ammazza Vampiri 2, va subito detto, non vale probabilmente il primo, anche perché insomma è un po' ripetitivo in quel senso e lo humor forse va un po' troppo alto. Comunque il film narra della storia che del nostro Charlie, sono passati 3 anni praticamente, e da questo dottor Harrison, questo psichiatra che lo ha convinto praticamente che lui fosse un serial killer, il nostro assassino vampiro del primo film, e quindi lui ne è completamente convinto e sta con questa ragazza Alex e frequenta il college. Un giorno decide di ritornare a trovare Peter, appunto il ammazza vampiri, che lavorava alla televisione, che viene licenziato per far spazio a questa vampira Regine, e mentre lì da Peter vede delle strane, un'altra volta, barre trasportate all'interno appunto di un palazzo, e quindi gli rientra la paranoia. Poi incontra tale Regina e di lì incomincia a avere delle svisioni enormi. Noi scopriamo che Regina è la sorella appunto del vampiro ammazzato nel primo film e che si vuole fare vendetta insieme ai suoi altri suoi amichetti, Lupe Mannari e via dicendo. E allora questo film comunque è un film che ha il suo ritmo, è gradevole, niente di che, la regia di Tommy Lee Wallace comunque è solida, va abbastanza bene. Poi è molto interessante ritrovare i soliti protagonisti, William Ramsdale che fa insomma Charlie, è veramente bomba, c'è la faccia giusta, così che è fantastico. Roddy McDowell a fare Peter, il cacciatore dei vampiri, che diventa sempre più determinato, sempre più interessante l'utilizzo delle armi. Ci sono 3-4 scene che sono veramente bomba, lo splatter non manca, e quello che manca forse è un po' di tensione, un po' di voglia di raccontare. È un classico filmetto che si guarda anche volentieri, ripeto, tutto sommato, perché è fatto bene, una discreta fotografia, un buon montaggio. Certo, in alcuni momenti il film si prende dei tempi che sono abbastanza lunghi e la noia può arrivare abbastanza, però ripeto, è un classico filmetto che arriva sul successo del primo. Il primo è nettamente superiore, ma anche questo qui però è a volte troppo maltrattato. Se avete amato il primo, secondo me ci trovate qualcosa di buono. Certo, la Regina di Julie Carmen ha una bella forza erotica, ma non ne ha in quella spaventosa, secondo me, purtroppo, cosa che invece era riuscito alla stragrande e nel vecchio film il mitico Chris Sarandon, insomma non ha quel fascino lì. Però il film ha delle buone parti oniriche, si vede volentieri, ripeto, i personaggi fanno delle buone battute e i dialoghi sono tutto sommato interessanti. Ripeto, a livello tecnico il film si guarda, ripeto, è un film di serie B, un film nato sul successo di un altro film, è naturalmente un pochino ripetitivo, non è più originale come era quello, però ripeto, l'idea di metterci mostri classici, l'idea di metterci insomma comunque delle scene violentissime e anche qualcosa di completamente surreale, le rende il tutto più gradevole alla visione, sempre sapendo che si sta a guardare un film modesto, un film che insomma ha la sua forza nei protagonisti, ha la sua forza in un certo tipo di violenza, ma che poi insomma si spinge un po' tutto lì, purtroppo, nonostante sia per me un cult assoluto, perché io comunque da ragazzetta a 16 anni, 17, lo so spappolata al cinema e poi VHS fino all'infinito. Il link di Ammazza Vampiri 2 qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E poi ripeto, questo Ammazza Vampiri 2, segnato alcuni nel 1988, alcuni nel 1989 di Tommy Lee Wallace, è un discreto seguito, si guarda, si butta giù e poi ci si dimentica, nonostante ci siano 2-3 scene che sono comunque veramente toste.